Buongiorno a tutti dalla redazione multimediale che da oggi cura e inaugura questo nuovo spazio informativo sulla 7D. Lo vedete già nell'inquadratura accanto a me il sito, il nostro sito internet tgla7.it con Ultim'ora sulla politica e l'apertura invece dedicata ai problemi economico-finanziari con l'apertura in difficoltà delle borse di quest'oggi. Ma noi partiamo da una notizia di cronaca che è arrivata nelle redazioni poco fa. Parliamo di un tragico sbarco di migranti nel Ragusano, lo vedete nelle immagini, almeno 13 persone sono annegate nel tentativo di raggiungere a nuoto la riva a Scicli, dopo essere stati gettati in acqua dagli scafisti di una barca che si era appena arenata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, guardia di finanza e personale del 118, si cercano ovviamente eventuali altre vittime. Sul barcone, partito dalle coste libiche, erano stipati oltre 200 extracomunitari, la maggior parte si è poi dileguata. Sono stati fermati due sospetti scafisti responsabili della tragedia. Ed ora veniamo alla crisi politica. Oggi sarà una giornata decisiva soprattutto per Berlusconi e le PDL. È prevista infatti nel pomeriggio alle 17 la riunione dei gruppi parlamentari, alla presenza proprio del Cavaliere. Sarà il momento di una drammatica conta interna dopo che ieri tre ministri dimissionari, Quagliariello, Lupi e Lorenzin, si sono smarcati e hanno criticato la linea dura del leader, così come Alfano e Cicchitto. E poco fa durissima replica proprio della pattuglia dei ministri dimissionari che rispondono al fondo del direttore del giornale Alessandro Sallusti. Non abbiamo paura, scrivono in una nota congiunta, non possono intimidire noi e il libero confronto nel nostro partito. Con noi il metodo boffo non funzionerà. Resta poi da vedere quanti parlamentari seguiranno i dissidenti e quanti invece resteranno fedeli a Berlusconi, che ancora ieri ha ribadito di voler tornare alle urne il prima possibile. E la giornata Rilanciato sarà profondamente. cruciale anche mercoledì. Perché? Perché Enrico Letta si presenterà in Parlamento per il chiarimento concordato con Napolitano. Il Premier chiederà la fiducia per mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità e cercherà di intercettare voti moderati, specie tra le file del PDL. Non voglio governare a tutti i costi, ha detto il Presidente del Consiglio, o si può realizzare un programma oppure tirerò le somme, ma comunque non si può andare a votare con il Porcellum, che non garantisce in ogni caso la maggioranza al Senato, ha detto ancora Enrico Letta, che vedete inquadrato. E allora i mercati, era molto attesa e temuta l'apertura dei mercati dopo la tempesta politica degli ultimi giorni. Osservato speciale il differenziale BTP Bund che ha registrato a inizio giornata un'impennata che ha portato lo spread a sfiorare quota 290 ai massimi da giugno, per poi assestarsi attorno a quota 273 punti. Male anche le borse, Milano, la peggiore, in questo momento cede all'incirca l'1,70%. Il ribasso maggiore riguarda proprio Mediaset e Mediolanum, che perdono quasi 4 punti. Ma a testimonianza del nervosismo che domina questo lunedì, sono in territorio negativo anche tutte le altre principali borse europee. A metà mattinata, poi la dichiarazione tranquillizzante del vice ministro dell'economia Stefano Fassina. I conti pubblici italiani sono sotto controllo, rispetteremo il 3% e la scadenza del 15 ottobre per la presentazione della legge di stabilità, ha detto Fassina. E tra gli effetti dell'impasse politico c'è l'aumento dell'IVA dal 21 al 22% che scatta proprio domani, 1 ottobre. Rincaro che ricadrà su un'ampia gamma di prodotti, tra cui anche la benzina. Per la verde è previsto un aumento di 1,5 centesimo al litro e di 1,4 centesimi per il gasolio. Secondo Quotidiano Energia si tratta paradossalmente di un vantaggio per i consumatori che altrimenti avrebbero subito un rincaro di 2 centesimi per conto del decreto legge approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, proprio a copertura del rinvio dell'aumento dell'IVA. Meno ottimiste le associazioni dei consumatori, invece il Codacons ha calcolato che un ritocco all'insù dell'imposta comporterà una spesa aggiuntiva per ogni famiglia italiana di 349 euro su base annua. Giovanni Battista Roncalli e Carol Wojtyła santi dal 27 aprile 2014. L'annuncio è stato dato da Papa Francesco stamane nel suo primo concistorio in Vaticano, convocato per la canonizzazione dei suoi predecessori, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. La scelta del pontefice cade sulla Domenica in Albis, che è la festa della misericordia, solennità istituita proprio da Wojtyła. Come è noto, in giugno Bergoglio ha approvato il miracolo attribuito all'intercessione del beato Giovanni Paolo II e ha dispensato Giovanni XXIII dal processo relativo a un secondo miracolo dopo quello che ha portato alla beatificazione del 2000.
Bene, noi ci fermiamo qui, queste erano le notizie principali, almeno a parer nostro. Vi do anche il secondo appuntamento di giornata con questo spazio informativo sulla 7D, 5 minuti prima delle 19. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, arrivederci.